Mister Cotta, un pareggio su un campo difficile che lascia particolare amarezza. Amarezza, a un certo punto della partita siamo andati in difficoltà, quando si è andati sulle seconde palle, la squadra fisica, una squadra in salute, una squadra che ci ha messo anche un po' in difficoltà, si è stati bravi a rimanere compatti e poi forse nel momento migliore nostro, con una buona reazione nel secondo tempo, siamo rimasti in 10, forse anche un errore di valutazione, nel senso che si è allungata la palla, era già ammonito Molinari e ha fatto questo fallo, giusto o sbagliato che sia, poi dopo è diventato un po' più difficile. Momento migliore perché aveva calciato lui stesso, avevamo spizzato quella palla che poi è andata sul legno o sul ferro, capito, di Furlan. Era un momento che la squadra si era alzata, aveva ripreso la partita in mano. Però un campo difficile, un campo pesante, però va bene, quando non la puoi vincere non la devi perdere, tutto qua. Anche nel finale il Varese non ha comunque rinunciato ad attaccare. Cos'è mancato? Il gol, è mancato il gol e c'è stata la bravura di chiudere tutti i loro spazi e cercare di non subire la loro fisicità. Anche perché oggi, con l'assenza poi di qualche giocatore che sotto l'aspetto fisico nel gioco aereo sto parlando di caratteristiche, non sto dicendo che mancava Tizio, Caio, Sempronio, diventa un po' più difficile perché poi quando dall'altra parte trovi dei giocatori che nel gioco aereo cominciano ad essere 4-5, tu devi rispondere, voglio dire, nella stessa dimensione, anche perché poi in aria sono tutti uno contro uno su quelle palle lì. È mancato secondo me il gol, è mancato, però ho visto che abbiamo lottato, ho visto che nonostante l'espulsione abbiamo continuato a giocare tutto, ho preferito andare in un sistema di gioco abbastanza, fra virgolette, abbastanza offensivo. Abbiamo continuato con quei due attaccanti, gli interpreti sono cambiati, ma sempre con due attaccanti. A differenza magari di andare a 4-4-1 o 5-3-1, quello che è, ma perché questo è il messaggio che deve avere la squadra. Ma infatti anche alla fine abbiamo finito in crescendo, con due o tre situazioni, magari gestite meglio, si poteva anche pensare di far gol, tutto qua. L'ha detto lei, mister, che quando non si può vincere, non si deve perdere, però la squadra dietro ha reso bene, nel senso, poi alla fine anche in un finale che poteva essere di sofferenza, in realtà poi No, no, è stata alta la squadra, è riuscita a non concedere no, no. il campo. Sono d'accordo e vi ringrazio, cioè, la penso allo stesso modo, anche perché se non la puoi vincere non la devi perdere, siccome poi in passato avevamo perso anche delle partite che non riuscivamo a vincere, per una questione di equilibrio, per una questione di generosità, per una questione poi di un po' meno di personalità, la squadra oggi in un modo o nell'altro, soprattutto quando è rimasta in 10, ha dimostrato che ha letto bene la situazione e ha cercato di gestire, sono perfettamente d'accordo. Ma possiamo anche andarle a prendere le partite che poi non la potevamo vincere, l'abbiamo persa. Se volete vi faccio l'elenco, però non mi sembra il caso di fare l'elenco. Il passato è passato, dobbiamo pensare a recuperare qualche acciaccato per domenica prossima, che abbiamo un'altra partita, rientriamo in casa. Sappiamo già che Molinari sarà squalificato, non c'è nessun problema, giocherà un altro. Sappiamo già che Di Maira non lo recuperiamo, pazienza e niente. Un plauso particolare anche chi è entrato ha dato tutto e sono molto contento. Perché poi alla fine quello che io dico ormai da qualche mese è importante che i giocatori mi mettano in difficoltà in settimana, poi dopo scegliamo qualcosa. Gioco forza con qualche altro acciacco, perché dice, ha giocato Ortelli nel secondo tempo, Stampi ha avuto un risentimento, cioè, dal mio punto di vista una partita un po' strana che non rientra nelle sue caratteristiche e tutto, ma Ortelli per me ha fatto un ottimo secondo tempo, un ottimo secondo, molto ordinato e tutto, ed è giusto dire le cose indipendentemente che siano over o under, ripeto. Poi potevamo gestire meglio anche l'ultima palla che abbiamo calciato così, poteva fare il controllo e calciare meglio, ma perché uno che c'ha questa caratteristica, quando calcia destro e sinistro lui al limite, io lo vedo in allenamento, cioè non è che l'ho visto ieri sera alle Erici o alle Cinque Terre che abbiamo fatto le prove di calcio. Comunque un'altra cosa che devo dire, la Fezzanese l'ho trovata una squadra arcigna, una squadra tosta, una squadra non facile, indipendentemente dal fatto che domenica aveva perso 4-0. Vi faccio anche i complimenti e dico la verità, fino alla fine ha cercato di vincere la partita, poi probabilmente anche quando eravamo
in inferiorità numerica, secondo me hanno letto bene la situazione, piuttosto che perderla, la pareggio.